Come ha visto la partita? Ci puoi dire due parole? Ma guarda, io ti dico la realtà, noi avevamo preparato la partita in una maniera totalmente diversa. Stamattina alle 11 a ritiro non si sono presentati due giocatori fondamentali per problemi, uno è stato male alla mamma che è Favero, Cantone è arrivato alle 2, mi ha scombussolato tutti i piani. Avevamo preparato totalmente in modo diverso questa gara e quando tu ti ritrovi comunque già in emergenza perché hai appena iniziato a fare il tuo lavoro. E altri giocatori ancora non sono disponibili, qualcuno si è allenato 2 giorni, la cosa diventa difficile. Mi dispiace perché tutto sommato fino all'infortunio del Frigerio che ha sempre fatto la differenza, insomma eravamo sull'1-1, non mi sembrava di vedere sto gran dislivello, poi ho preso quel gol, fine della partita, tagliato le gambe e adesso va così, insomma un po' di episodi, non c'è niente da fare. Io potrei dire tante cose, nel senso che comunque voglio dire, cioè, il calcio non si fa in 10 giorni, in questi giorni ho cercato comunque di essere sempre positivo per trasmetterlo a loro, in realtà quando uno guarda le cose, se ci sono delle classifiche ci sarà un motivo. Noi abbiamo affrontato le prime due, secondo me neanche sfigurando così tanto, settimana scorsa con tutti i giovani, oggi con qualcuno in più che è appena arrivato, ma ribadisco, come ho detto all'inizio, il nostro campionato inizia contro il Caverate il 14, quelle lì per noi sono tutte finali. Spero che in questo mese riusciamo a completare il nostro lavoro, a lavorare tutti quanti insieme senza troppe tensioni, pressioni, perché comunque questi giorni sono stati molto difficili anche per me, perché non è stato facile, non è la ricostruzione comunque di una squadra quasi al completo, non è Beh certo, facile. tanti arrivi, volti nuovi. Tantissimi, e noi voi tanti non li avete visti, e comunque anche ragazzi che entrano a far parte di una situazione abbastanza, che hanno accettato questa sfida. Oggi ti ripeto, sconfitta meritata perché dopo il gol preso per l'errore del nostro portiere, alla fine si sono seduti. Ma sinceramente io penso che quel gol avrebbe ammazzato un po' chiunque perché è già, ti ripeto, una situazione complicata con quelle cose, con questi episodi qua. Poi gira tutto un po' così per il Saronno. Dispiace perché. Però c'è tantissimo da lavorare, tantissimo da lavorare. L'unica, veramente sono amareggiato perché l'11 che doveva entrare in campo purtroppo non è stato disponibile e a me veramente mi sono trovato anch'io in una situazione di grossa difficoltà tra i due perché abbiamo dovuto totalmente rifare le cose. E se avete visto io ho cambiato subito anche il primo tempo, ma insomma ci sono stati grossi problemi oggi, la colpa non è di nessuno, ci sta. Bisogna andare avanti, ma non è che è cambiato il mio entusiasmo. Io sono sempre consapevole di aver, che stiamo facendo una squadra che può fare bene e può dare delle soddisfazioni. Perdere con Busto e Verbano ci può stare, andiamo avanti. Mister, Insomma. il primo cambio, quello Sì. subito dopo pochi minuti, è stato per un problema fisico o una Si è scelta fatto tecnica? male, gli è Non un problema uscito, fisico. ma magari vedi, anche quello, me l'ho dimenticato, gli è uscita fuori la spalla, noi avevamo preparato anche su di lui tante cose, gli è uscito fuori la spalla, il ragazzo gli faceva male, piangeva e già lì prima, Ah, beh, ma certo. subito, dopo qualche minuto. Sì, dopo pochi minuti. L'altro ragazzo l'ho tirato via perché non era nella sua posizione attuale, cioè regolare, Sì, ha faceva avuto difficoltà. difficoltà. Infatti dopo noi abbiamo migliorato Sì, un su quella fase. pochettino, però non giocavamo col centrocampo solito, tutti fuori ruolo, comunque gente ancora che deve andare a lavorare sulle gambe, però guarda, poche scusanti, quando perdi di stare muto, lavorare e basta. Adesso noi abbiamo sta pausa sperando che si possa lavorare con serenità e poi vediamo, insomma, il campionato nostro inizia il 14, io l'ho detto primo giorno, ve lo dico sempre, poi è normale che io devo sempre dire che vinciamo anche contro il Milan normale ci sta, ma vi dirò che ci speravo anche la squadra completa. Però poi di pallone così, va bene, ci vedremo, spero, con qualcosa di più positivo finirà questa roba. Mi dispiace per i tifosi, ma in realtà chi capisce di calcio sa che non è facile rifare un 11, praticamente qua, tutta una squadra in 10 giorni, con tutte le difficoltà che ci sono poi anche a Saronno, insomma, tutto Grazie, mister, in bocca al qua. Niente, lupo. anche a voi.